Questo è un semplice esempio di come si fa a ibridare i peperoncini. Io adesso li ho staccati dalla pianta, però chiaramente vanno lasciati nella pianta. Allora, bisogna prendere un fiore innanzitutto che deve essere chiuso, però già del colore, diciamo, da maturo. In questo modo vuol dire che la femmina, detta anche pistillo e stima, la parte in cima, è matura, come sempre le femmine vanno più veloci, mentre il maschio e l'antera, le antere anzi perché sono di più, non sono ancora pronte. In questo modo, siccome il peperoncino è un autofecondante, non possono i maschi creare il polline e quindi impollinare le femmine. Allora, vediamo innanzitutto come togliere i petali e le antere o i maschi. Ci sono due sistemi, uno che è quello professionale, bisogna tenere il calice, poi tenendo premuto, diciamo, la parte attaccata poi al calice, non tanto il fiore, ma la parte attaccata è un po' complicata, e questa cosa qua si può fare solo con i fiori grossi, però diciamo ci proviamo. Allora, bisogna girare in senso antiorario, poi delicatamente tirare e dovrebbe rimanere la femmina. Ora non c'è rimasta perché mi si è spaccato tutto, perché il video è complicato. Vi faccio vedere allora il sistema classico. Il sistema classico, purtroppo o vedo il video o vedo il peperoncino. Allora, ok, facciamo così. Il sistema classico è togliere con una pinzetta prima i petali. Ok, a questo punto vediamo le parti blu che sono viola, che sono le antere maschili, le togliamo. Vedete quella cosa bianca al centro è la femmina. Ok? Allora, togliamo, ok, a questo punto, come vedete, è rimasto, adesso si vede bene, è rimasta la parte femminile, se c'è ancora questo pezzo qua piccolino, vabbè, poi si toglie tutto, diciamo, ora voglio solo farvi vedere. Allora, questa parte femminile è composta dal pistillo, che sarebbe il gambo, diciamo, la parte bianca che vedete qua, scusate, ecco, questa parte bianca è il pistillo. Questa parte in cima, che è un pochino più verdogno, non so se si intuisce, è lo stimma, che è quello poi che succhierà il polline. E sotto qua non si vede, ma c'è l'ovario, che è quello, diciamo, che contiene poi quelli che diventeranno i semi, che quando allegherà farà nascere il peperoncino. Cosa succede? Per impollinare questo stimma bisogna prendere il polline. Prendere il polline non significa prendere un fiore, ecco, ho fatto un esempio, no? Prendere un fiore, eccolo qua, se va in inquadratura, ok, e buttarci e sperare che ci sia il polline, ma significa prendere una cosa, faccio un esempio questo, ma potete usare qualunque cosa, magari nera appunto, e battere. Chiaramente questa operazione va fatta dalla pianta, senza staccare il fiore che poi continuerà a fare. Battere leggermente, vedete queste cose bianche che fuoriescono? Ecco, questo è il polline. Se c'è, vuol dire che allora si può impollinare, però non è detto che ci sia. Ora ho preso dei fiori, come potete vedere, di baccatum, quindi che di solito sono molto generosi e quindi sono fortunato, dovrebbero essere tutti belli carichi. Però non è detto, quindi se io per esempio batto e non viene polline, cioè se attacco il fiore e non viene polline, l'impollinazione non si ha, quindi prima dovete fare questa cosa qua. Anche perché poi se voi usate una stessa pianta da tanti fiori, fate questa operazione senza staccare i fiori, che poi vi faranno lo stesso, voi avrete tanto polline e potreste impollinare tante piante, inutile sprecare il polline, ok? Quindi questa è l'operazione fatta dalla pianta, proviene dalla pianta, questa è attaccata alla pianta, voi mettete questa cosa sotto, date due colpetti così e vedete come scende. Questo rimane sulla pianta e non dice niente. Ora torniamo all'impollinazione vera e propria. Questa parte che vi dicevo verdina, verdolina, vedete qua in cima, che si chiama appunto stimma, è come la lingua di un camaleonte, è appiccicosa e provvederà a succhiare tutto il polline. Adesso chiaramente ce n'è tanto, magari no, non si nota, poi è staccato, non so se funziona lo stesso, però vedete, ecco, chiaramente questa operazione la dovete fare sempre attaccati alla pianta. Ora
Basta, cioè io ho esagerato, però se volete essere sicuri. Ah, dovete fare poi delicatamente. Delicatamente perché se io faccio troppo forte, ora questo è un fiore grosso, però se io faccio troppo forte vedete che comunque la femmina si rovina, si rompe e poi non allegherà assolutamente. Fatta questa operazione, chiaramente vi nascerà, se siete fortunati, vi allegherà, vi nascerà un peperoncino. Il peperoncino avrà la forma del peperoncino madre, quindi in questo caso questo era il fiore di un jalapeño, mi sembra. Okay? Mentre i semi che avrà creato dentro non saranno i semi di jalapeño, ma saranno i semi ibridati tra il jalapeño e in questo caso erano dei baccatum, presumo, di erotico. Ok, ora l'ibridazione tra annum e erotico non è che sia facilissima, però questa è la cosa. Quindi cosa succede? Che voi l'anno prossimo vi farà questo frutto a forma di jalapeño, diventerà rosso, diventerà maturo, voi prendete i semi e li dovete seminare tutti, assolutamente, perché le leggi di Mendel sono abbastanza chiare. E una volta seminati tutti questi semi, infatti io solitamente come femmina uso peperoncini che danno pochi semi proprio per evitare di dover fare troppe piante, guardate, si vede bene il polline. E dovete seminare tutti i semi e vedere cosa vi viene fuori, perché chiaramente ci saranno dei geni recessivi, dei geni invece dominanti, può avere la dominanza del colore, può invece ibridarsi il colore, può ibridarsi la forma della pianta, se usate una pianta arbusto grosso e una cespuglietto non sapete come verrà. E sono tutte sorprese. Chiaramente su ipotesi 30 semi non vi verranno mai 30 piante uguali. Ma vi verranno tutte cose diverse. Voi dovete cercare di capire qual è quella che per forma, eventualmente quando sono maturi sentite sapore, profumi, vi piace di più, piccantezza. E ovviamente quelli con la forma più bella li portate avanti. Riprendete tutti i semi di quello che sarà un F1 e diventerà poi l'anno dopo un F2, poi un F3, eccetera, eccetera. Per ora spero di essere stato chiaro, poi i dettagli più avanti.